Presentatevi per chi ancora non vi conosce. Chi non ci conosce? Ancora non ci conosce, quindi Gabriele Bonci, fornaio. Franco Pepe, artigiano della pizza. Oltre alla pizza, cosa caratterizza la vostra amicizia? Passo la parola a lui. Io passerei la parola a te, però che ci caratterizza è il pensiero. È il pensiero, è il fulcro. Cioè, praticamente siamo due viaggi completamente diversi. Io faccio da mangiare per la strada e Franco fa mangiare nella sua casa. E in tutti e due i casi noi abbiamo un fulcro che ci unisce, che è un po' la nostra vita, che bene o male è simile. E Però, poi soprattutto l'agricoltura. A noi poi una ci cosa unisce importante, uguale. Gabriele. Noi spegniamo le candeline? Glielo vogliamo dire che oggi Spegniamo la candelina. siamo maggiorenni? 18 anni di amicizia, oggi si festeggia 18 18 anni, anni di 18 amicizia. anni di Dal amicizia. 2004, Franco Pepe e Bonci che si ascoltano, si sentono, si confidano e si vogliono bene. Ci conosciamo molto, diciamo così. Cosa vi ha emozionato di più nella vostra esperienza con Netflix? Veramente noi abbiamo cercato di emozionare gli altri. A me mi ha emozionato di più di tutti la puntata di Franco Pepe. Ah, dai. Sì, oh, mazza. Dai, posso dire Ma una cosa? Netflix ci ha dato la possibilità, in realtà ci hanno scavato un po' dentro, no? Di raccontare alle persone, ai clienti, che il pizzaiolo non è solo quello che fa la pizza. Dietro quella persona c'è una vita, c'è una storia, ci sono delle rinunce, ci sono dei sacrifici. E Netflix l'ha fatto nel modo giusto. chi di voi fa la pizza migliore? Ma i nostri prodotti sono così diversi, ma poi voglio dire, dobbiamo uscire fuori di questa logica delle pizze migliori. Guarda, la pizza migliore la Ok? famo quando si mette La Monsieur. pizza migliore, cioè. La pizza migliore fa stasera quando si mette Monsieur. Bravo! La pizza di fuori quando si mette È la Monsieur. Ma contaminazione che tra volete di tutte e più? due. Cioè. Cioè, allora, Qual è la pizza sinceramente, migliore? no, sinceramente non lo picchiamo che ci ha fatto questa domanda, No, vabbè, per me la pizza migliore è quella di Franco, perché a eh? me piace la No, pizza ma non tonda. inizia a dire sta cosa. No, vabbè, dai, a No, me piace la pizza no. taglia, a me piace la pizza No, tonda, dai, è come ognuno dire. migliore dell'altro. Allora, ti dico solo una cosa, che io ogni volta che vado a Roma passo È vero. da lui. Sì, e poi Cioè, soprattutto Franco passa con entusiasmo, mi ha portato le cipolle da Life e tutti i suoi fornitori poi sono diventati anche i miei. E questa è la cosa fondamentale, che lui non si nasconde dietro un dito. Lui c'è. Voglio dire, lui fa una pizza, fa un prodotto pizza, fa tanti prodotti da forno, tra l'altro il pane che ho assaggiato poco fa, che è Ma io sono fantastico, fornaio, lui è un è pizzaiolo. fornaio, A me quindi, fa il pizzaiolo, non mi piace. ma fa la pizza con amore Esatto. e non per imitare un'altra tipologia di pizza. Io voglio dire, fa la pizza perché deve essere autentico, cioè nella pizza di Gabriele c'è autenticità, un po' come cerco di fare io con l'utilizzo di prodotti e Ma territorio, che un po' che cerchi autenticità. di far te, sai che stai a insegnare a tutti come si fa la pizza? Cioè, dove devo tocca andare al mercato lo decide lui. Cioè, è inutile dire, inutile fare. Poi, ognuno fa come gli pare, però, ragazzi, Bravo. la ristorazione, la pizzeria è una cosa. Venire qua, vedere che cos'è Franco Pepe e giudicare. Grazie. Cosa ci fate assaggiare nella sala autentica? Non lo sappiamo nemmeno noi. Adesso Cioè, noi sappiamo però che una cosa, che abbiamo tante materie prime del territorio dell'Alto Casertano e e il territorio territorio di Roma, che di va da Roma, hai ragione, Roma, da Roma Fiumicino al città, Colosseo. dalla Fiumicino al Colosseo. Allora, noi abbiamo questi ingredienti e stasera abbiamo preparato il menù cartaceo dove c'è scritto pure improvvisazione. In quanto Cioè, tempo ci abbiamo voglio voluto? dire, è lì c'è uno spazio bianco dove i clienti stasera. Cioè i clienti, gli ospiti e gli amici che arriveranno in autentica, con carta e penna si scriveranno il menù man mano che noi lo Certo, e creeremo. che cosa si mangerà stasera? Posso Che dire una ne so? cosa? Se siamo preparati dei funghi, se siamo fatti dei porchetti. Abbiamo provato qualche pizza? No, No. non abbiamo provato nulla. Non Però si fa gli aspetta, ingredienti. devi pure dire una cosa. È ricollegato a quando? A 9 anni A fa, 9 anni fa, un anno di pepingrani, che Eh sì. cosa Di abbiamo fatto? 12 ore. improvvisazione. 12 ore, cioè. Improvvisa azione. Arrivavano questi contadini che oggi sono di azienda qui, ci portavano i prodotti È e vero. noi li abbiamo creato Ha detto in della, una 12 grande ore. cosa, arrivano questi contadini che oggi sono aziende agricole. Hai ragione Franco, hai ragione. Certo. Grazie.
grazie, alla mano di inizio.